contento di incontrare Maria Cristina Pasquali, una signora simpaticissima che ho avuto modo di incontrare poi anni fa nella bellezza della grande città di Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. A lei porgo qualche domanda, ma per dire l'amore che tutti quanti noi abbiamo verso questa terra, e siamo tornati tutti col cosiddetto mal d'Africa, ma nel vero senso della parola, ho nostalgia degli incontri di quel popolo, dei bambini e della voglia di vivere, ecco, di tante persone, e dove, vi devo dire sinceramente, la ragazza etiopica è la più bella del mondo, è stupenda, ha una ieraticità, ha un portamento signorile, e quando si veste proprio con il tipico vestito etiopico, ti ammalia e rimani estasiato dalla bellezza ma anche dall'arte del vestito. Lei quanti anni è stata lì? Io sono stata 12 anni con due carichi diversi del Ministero degli Esteri, lavoravo alla scuola italiana di Addis Abeba e la curiosità di conoscere questo mondo partiva già dalle Marche. Perché? Perché con quella terra noi abbiamo avuto dei legami storici forti che purtroppo, sono stati coperti dal periodo del fascismo e quindi ne sapevamo molto poco. La mia grossa curiosità quando sono arrivata era proprio quella di sapere di più e di conoscere soprattutto la realtà italiana, cioè chi sono questi italiani pazzi, potremmo dire, o almeno così pensavo, che ancora erano rimasti laggiù e che lavoravano laggiù. Esisteva una comunità italiana. Cosa faceva, cosa ha fatto nel corso degli anni? Questa era la mia principale curiosità. Però il tutto mi sembra che sia narrato in questo libro, Ultima fatica di Maria Cristina Pasquali, i miei 12 anni in Etiopia, nel Corno d'Africa e dintorni, dove narra la sua esperienza, gli incontri, gli italiani che si trovano lì, come si incontravano la sera nei vari ristoranti questi italiani, dove andavano? Ecco, allora, quando io incontrai Padre Gianfranco la prima volta con il gruppo dei volontari che venivano da Addis Abeba, mi colpì la sua domanda: Cristina, dov'è che possiamo andarci a mangiare la pizza stasera? Consigliaci tu! Perché io lo portai in una pizzeria della zona di Bole, che è la zona, diciamo, in, nel senso che lì vivono prevalentemente gli stranieri, e andammo con tutti i tuoi amici festanti in questa bella, diciamo, pizzeria, e questo era uno dei modi in cui gli italiani che vivono laggiù passavano le serate. Ma quello che colpisce degli italiani che sono rimasti è il fatto che la maggior parte sono benestanti, sono persone che hanno resistito a tutte le diciamo, disavventure della politica e di tutto il resto, e che quindi hanno una mentalità, a differenza di quello che si poteva immaginare, molto internazionale, tanto che i loro figli, per la maggior parte, hanno studiato, dopo aver studiato la scuola italiana o americana che stanno in posto, attualmente vivono a Dubai, a New York, qualcuno sta a Miami, in Florida. Quindi questo fatto che in un posto in cui io pensavo di trovare solo miserie o solo una vita ridotta, invece è stato tutto. Hai sentito l'odore dell'international? Che a me siamo piace così. Particolarmente. Veramente. Aspetta, un secondo solo. Voglio spiegare che questa vita internazionale è facilitata dal fatto che esistono più di 100 ambasciate nella capitale e altrettanto,
parecchi istituti umanitari e poi anche due grosse sedi delle Nazioni Unite, e questo spiega molte cose. Certamente, certamente. Io per circa 15 anni, tutti gli anni, andavo e tornavo dall'Etiopia per motivi umanitari, di solidarietà, in quanto nel sud Etiopia i marchigiani missionari cappuccini si sono resi protagonisti di pozzi, di scuole, di asili e di una realtà di promozione umana non indifferente. Le Marche hanno scritto la storia del Voleta del sud Etiopia. Anche te ci sei stata e hai incontrato personaggi come il vescovo Monsignor Domenico Marinozzi, il missionario ormai defunto Gino Binanti e tanti altri. Ecco, l'Etiopia, terra internazionale, ma terra anche dove le grandi organizzazioni umanitarie investono in promozione umana. Cosa ti è parso di questo? Perché in Addis Abeba, dicevi anche prima, ci sono organizzazioni dell'ONU, diciamo Nazioni Unite, ma anche ONG tantissime che rendono presente l'afflato umanitario. Esatto. Che ne dici? Esiste un aspetto umanitario logicamente molto forte, un po' diciamo che invade tutta l'Africa, se vogliamo, però in particolare in Addis Abeba c'era il fulcro, il centro delle organizzazioni umanitarie, anche le sedi centrali delle varie missioni, alcune perlomeno, tipo dei salesiani, tipo delle suore che anche venivano a fare religione alla scuola italiana, però della organizzazione marchigiana ero particolarmente curiosa perché essendo io di Macerata volevo saperne di più. E noi ci incontravamo con lei quando ritornavamo dalla missione in Addis Abeba e andavamo in un centro italiano dove si mangia italiano e si parla italiano, ma dove si gustava la tipica cucina della nostra terra, ma anche le specialità tipiche dell'ambiente. Quasi c'è stato un incastro così, esatto, di gusti tra Etiopia e Marche. Non so se ti ricordi che la capo, diciamo, l'organizzatrice del ristorante italiano è tuttora nelle Marche, cioè esattamente lei proviene da Fano. Quindi ecco perché sapeva cucinare piatti sia marchigiani che etiopi, e l'ambiente, cioè a Addis Abeba era considerato uno dei migliori ristoranti del mondo italiano, certo, se non del migliore in assoluto, frequentato sia da italiani che da stranieri. Io nella mia esperienza ho visto Addis Abeba dall'inizio e in 15 anni una crescita di palazzi, di abitazioni che mai mi sarei aspettato. Non per nulla Addis Abeba da 2 milioni è andato a 3, 4, 5 milioni di abitanti. Ciò deriva anche da alcune situazioni particolari del sud che colpisce il Corno d'Africa, viene chiamata la siccità. Ci sono 6 mesi di pioggia, 6 mesi in cui c'è il sole normalmente. Quando si accorcia il periodo della pioggia, ecco che purtroppo le immagini le conosciamo, e allora le famiglie a piedi si dirigono nella bidonville di Addis Abeba. Per cui Addis Abeba è una grande città dove all'interno trovi tutto il mondo internazionale, ma intorno trovi un'altra realtà ben diversa.